Adesso, il maestro scolastra, parliamo di Jacques Offenbach. Perché Jacques Offenbach? Io da ragazzino ho cominciato a imparare a leggere la musica e questo autore è quello che mi ha colpito più di tutti. Offenbach, tremendo, trattato male agli inizi della sua carriera, poi diventato la gloria della Francia, ha scritto tante e tante di quelle operette che voi non avete idea, opere straordinarie, straordinarie. Poi da caso, con l'andare del tempo, in questa mia vita così longeva, nel 54-59 faccio la vita di Offenbach alla radio, recitando un po' il francese, un po' il tedesco e un po' in italiano. Doppio un film su Offenbach, La Vaste Paris, benissimo. Un giorno, con l'andare del tempo, mi affeziono ad un film, I racconti di Offenbach, tratto dalla famosa opera di Offenbach. Suona il telefono e vado a rispondere. Pronto? E mi sento, parla con il signor Pardolfi? Sì, io sono il maestro Richard Monning. Come faccio? Scusa, ho sbagliato numero. No, no, il maestro Richard Monning è un illustre direttore d'orchestra, marito di un celebre soprano che si chiama John Sutherland. Io vorrei, se fosse possibile, parlare con lei, perché vorrei farla fare il ruolo di Spallanzani nei racconti di Hoffman. Madonna, ma questo Offenbach è sempre sopra me, sta. Dico, ma guardi, lei si sbaglia. Assolutamente. Io l'ho visto in Bello Balletto, nel Pipistrello, assolutamente. Lei legge lo spartito? Sì, faccio invece no. Bene, me lo manda. Io ho risparmiato i miei soldi andando dal maestro, studiandomelo da solo. Col disco sentivo, imparavo, ho imparato la mia parte. Quando arriva la riunione di compagnia, a Verona, con un cast incredibile, il maestro la prova e mi fa, prego, si accomodi, adesso sentiamo come vanno le cose e se come si è preparato. Prego, si mette al piano, blum, blum, io. Mesdames et messieurs, fiers de vos bravos, et surtout en patience, en compétence de nouveau, blum, blum, e vado avanti, blum, blum. Molto bene, con chi ha studiato? Con lei, maestro, c'avevo il disco suo con tutti quanti, e così ho fatto. L'operetta, Offenbach, ma francamente. E perché c'è? Adesso c'è una cosa che il maestro scolastra fa sentire una, diciamo, una parafrasi pianistica di Franco Mannino dalla Pericol di Offenbach, che è una delle operette abbastanza rappresentate in Italia. E poi c'è la sorpresa finale, quella mia, che si vede che Jacques Offenbach ha pensato a me. Ascoltate appunto questa parafrasi pianistica di Franco Mannino sulla Pericol di Jacques Offenbach. Thank you.
questa mia longevità a suon di musica, e spero di andarci sempre, ma mai avrei pensato di aver trovato una gallina, che io so far bene le galline, le imitazioni, nella mimica, in un'operina di Jacques Offenbach che si chiama Je ne vais de voix pas. Capisce? Della storia di una gallina che è indignata perché il pollo non la fila più, il gallo, e va nel pollaio e fa man basta. È cantata in francese. Comunque la storia è questa. Qui è un'arietta molto da virtuoso, purtroppo. No, io ce la metto tutta perché è a 176 di metronomo, caro maestro. Perciò è di una difficoltà incredibile. Allora, ascoltate la coppia della pulla e spariamo. Via, prego. La poule de la veuve, regarde si des présents jours frayés.